Buongiorno, siamo a Santa Eurosia, abbiamo parcheggiato appena qui vicino in località Piazza, siamo nel comune di Tarego Vigione, ecco qua il cartello Santa Eurosia. Prima destinazione di oggi, Socraggio. Venivo sempre spesso di qua a Funghi, avendo la baita qui vicino. Ho sempre visto questa indicazione Socraggio anche più in basso. Ho detto prima o poi ci andrò. E allora oggi abbiamo deciso la signora e l'amanti. Socraggio, Calachina, poi andremo anche. E rientriamo poi verso il Tondone, il Monte Tondone che è qua. Se esiste ancora il sentiero, perché io da sopra, al Tondone ci sono stato, non l'ho visto che scendeva. Comunque lo troveremo in qualche modo. Da lì poi, pezzettino di dorsale, no, c'è un bivio appena sotto il tondone. Ci torneremo in canovina, vari alpeggi di cui non ricordo il nome, li vedremo, risaliremo a Prarotondo poi, dove c'è anche l'arrivo della direttissima Ferrari, per chi la conosce, e Carza, saliremo in Carza, faremo la dorsale qua, Piambello, Forcola, e ritorneremo qua dal sentiero. C'è un sentiero appena qui sopra. E via. Bella anche questa zona, eh? Ecco qua l'alpegraggio. Ora qui dovrebbe esserci un bivio. Noi staremo a sinistra. Ecco qua il bivio, noi stiamo, adesso qui abbiamo intercettato la carrabile, teniamo per Socraggio, abbandoniamo il sentiero Cucciolo, c'era anche questa possibilità di andare a Voyage e poi scendere, però così evitiamo di fare una stessa parte di sentiero. Ecco, proprio il sentiero Cucciolo dedicato alla Volante Cucciolo, che batteva queste zone durante la guerra partigiana e fu trucidata a Trarego, in località Promè. C'è ancora il memoriale, per chi fosse interessato, si trovano in fondo al paese di Trarego, poi le indicazioni, c'è un cartello illustrativo, poi c'è un pezzetto di sentiero di mulattiera agevole e c'è un vale la pena, insomma, eh. Affittasi. Vendesi. È un bel alpeggio anche qua, ma è una bella zona questa, eh. Si arriva con la macchina, quindi è anche comoda. Bella apertura. Qua sotto in lontananza quello che sentiamo scorrere è il rio Socraggio. Di là abbiamo Monte Cadaglia, bella alpeggio là, Monti di Piazza di là. Ce n'è un po' ovunque, sia su questa sponda che sull'altra. Una bella valle. Si scende, infatti la prima parte fino a Socraggio quasi tutto negativo. Ora qui la valle si è fatta molto stretta, dirupata su entrambi i versanti, comunque non manca molto Socraggio. Mulattiera, questi gradoni che scendono nella valle.
qui siamo un bigio che purtroppo, vabbè, di lì indica quello che abbiamo appena fatto. Qua c'è un bigio, appunto, uno che è a destra, uno che scende. Guardando il GPS noi dovremmo scendere. Dopo ricontrollo, peccato, perché qua sarebbe bene ripristinarlo, eh. Oltretutto su Como, sul GPS, questo bivio non me lo segna, eh. Vero che su Como c'è tutto, ma non qua, quasi tutto, ecco, via. Difatti mi sono dimenticato, volevo prenderlo, il cartaceo proprio, e stamattina me lo sono dimenticato, che è sempre, sempre bene averlo dietro, perché quello è il migliore ancora, eh. Al bivio precedente era giusto scendere a sinistra, sì, anche come logica, perché comunque di lì c'è Calacchina e a Socragia qui a 5 minuti. Dopo torneremo qua a quest'altro bivio e punteremo Piazzole. Dopo ci sono varie, comunque Piazzole il prossimo che troveremo, se non ricordo male, sì, infatti 20 minuti passeremo da Voyage. Poi c'è da vedere e valuteremo se salire al Monte Tondone o altrimenti prima c'è la possibilità di scendere e andare a intercettare poi quello che avremmo fatto, che ho messo giù io. Vediamo. C'è qualche... boh, sento della musica arrivare da Calacchina, credo. C'è festa? Andiamo a vedere. Eccoci a Socraggio. Poi c'è della musica in giro. Ora poi l'aria può portare e ingannare, eh. Dunque, allora, Socraggio pare che sia ancora... La mia bimba diceva che è abitato ancora da una signora. È abitato da una signora. Mentre Calacchina ormai è disabitata. Forse c'è uno. E c'è un'università. Ci sono delle magliette, dice che... Un'università di Calacchina. Adesso andremo a vederla. Adesso poi università, c'è da vedere cosa veniva inteso, eh. Vedremo se troveremo qualche cartello che ce lo spiega. Andremo a Calacchina, giriamo appena un po' il paese qua, tutte le indicazioni, eccola l'indicazione strada per Calacchina, chiesa di San Giacomo, Socraggio Cannobbio, 1893. Adesso qua Calacchina è appena lì, ma c'è da veramente che dici, ma scusa, ma perché non... c'è da fare tutto il giro della valle. Il ponte che collega Socraggio Calacchina, e questo è appunto il rio Socraggio. Belle pozze. Ora qui la mulattiera sale. Dunque quest'università dove sarebbe? Non so. Ah, bene. Va bene, comunque siamo a Calacchina. La musica si sente sempre, ma pare che si arrivi da un trenino che sta viaggiando sulla canovina sotto.
fontana con possibilità di rifornimento. Oratorio dell'Addolorata. Il paese ormai abbandonato, questo forse uno, ma sembrerebbe veramente abbandonato. Però la chiesa non mancava mai, eh. Dunque, grazie all'ausilio della tecnologia, la signora si ricordava bene e abbiamo fatto una ricerca, quindi l'università c'era. C'è anche la pagina Facebook, per chi volesse, proprio Università di Calachina. E ora noi non l'abbiamo trovata, non sappiamo quale sia l'edificio perché non abbiamo trovato scritte, piuttosto che comunque c'era e aveva raggiunto lo status di università. Adesso gli anni comunque si trova anche su Wikipedia. E il loro motto, il motto di questa università era in Beccus Veritas, ecco, per chi conosce il latino. Salutiamo Socraggio, abbiamo percorso a ritroso Calachina Socraggio. Ora ritorniamo al bivio visto precedentemente. Monte Piazzola, eccolo qua. Peccato che i sentieri sono molto sporchi, perché comunque avevano messo tutte le staccionate, anche una un bel sentierone, ma sporchissimo. Ecco, queste sono delle belle iniziative, rivalutare gli alpeggi con tutti i cartelli esplicativi dei luoghi locali fatti dalle scuole, dai bambini. Qua c'era la GRA, dove veniva fatta la farina di castagne, era l'essiccatoio per le castagne. Qui ne abbiamo un altro, vedete, tutto questo Alpe Pianezza è stato i casottini del latte, dove poi veniva anche riposto il formaggio, adesso vediamo, conservati i latte prodotti da solo al panna, burro e formaggio. Certo, di questi se ne trovano, se si sa della forma, dell'ubicazione, sono sempre interrati così, si trovano spesso in giro, Lì abbiamo sempre un cascina stalla, qua la stalla e il fienile, con poi i disegni dei bambini. Questa è una bella cosa, andrebbero più valorizzati e puliti i sentieri, ecco. Però queste sono cose assolutamente interessanti, Ecco, a guardar bene era interessante pure che fossero tenute aperte, certo dovevano essere in sicurezza per essere visitate. Ecco qua dove c'era l'essiccatoio, qui comunque i travi sono buoni e recenti, Ora il prossimo è il Voyage. Ora qua si sale e guardando l'altimetria, il grafico, pendenze mai sotto il 30%, Qualche muretto, là sotto c'è una scala, probabilmente era il vecchio sentiero. E questo alpeggio è il Mottone. Il prossimo, dove c'è il bivio che valuteremo cosa fare, se scendere direttamente o andare su anche al Monte Tondone, è il Voyage, il prossimo. Eccolo qua, il Mottone. E prosegue le altre vecchie abitazioni. Qui poi c'è un salto a picco, dove appena c'era un minimo ripiano, una minima possibilità, sorgevano alpeggi, Vabbè, curioso che il percorso entri e passi attraverso questa vecchia proprietà. C'è ancora qualcosa di recintato. Che bello alpeggio, soprattutto per la posizione panoramica,
Guardate qua, il Giove, Faierone, tutta la cresta che porta al Limidario, le rocce del Gridone. Comunque, proseguendo la visuale su questo bellissimo alpeggio, beh, sotto là, Calachina, dove eravamo prima. Lì abbiamo Falmenta, là abbiamo Orasso, in faccia a me, innevata, più appuntita, la Piola di Crano, il Torrigia, questo qua, mi ha fatto qualche un mese fa, no, 2 mesi fa ormai sarà, Ah, ecco, vedi che qua c'è il bivio, Pianoni direttamente a sinistra. Adesso lasciamo decidere la signora, E a destra si va a piazza dove abbiamo la macchina, ovvero prima il Monte Tondone, poi si ridiscenderebbe comunque ai Pianoni lo stesso, Dunque, ecco qua il bivio, abbiamo deciso, andremo verso, che ci saremmo comunque arrivati, su Maleme Pianoni, però di qua accorciamo un po' e togliamo un po' di dislivello. Volendo, ecco, a questo punto, anellino breve, si torna a Sant'Aurosia e piazza, dove abbiamo la macchina, 50 minuti, Monte Tondone, poi da Monte Tondone c'è il sentiero che veramente in un attimo sei giù alla chiesa. E quindi andiamo di qua, si poteva fare anche di qui, poi c'è un crocevia che ti riporta poi giù. Lo troveremo, penso, senz'altro, strada facendo, quello che arrivava da sopra. Ecco qua, visto dall'alto, l'alpeggio, in una gran bella posizione. Va bene, dai, anche oggi un piccolo servizio l'abbiamo fatto, Qua, giusto da agevolare un po' il passaggio, tutta con questo è un po' troppo, però adesso di qua si passa. Via, sudato più adesso che giusto giro, però va bene. E comunque non era piccolissimo per questo seghetto. Eccolo qua, in carta ho letto Voyage. Quanti alpeggi che ci sono in giro, che ormai... pazzesco. Comunque tutto questo traverso è stato bollato recentemente, i bolli sono belli, Oggi una lunga serie di alpeggi, Anche questo in bellissima posizione. Se fossimo andati al Monte Tondone, si scendeva qua. Eccolo qui, lo indica Bocchetta Tondone, che è appena sotto. Piazza Tralego, che quindi anche qua, volendo di qua, in un'oretta si tornerebbe alla macchina. Quindi ci sono varie possibilità comunque durante il percorso. Noi proseguiamo verso l'Alpe Pianoni. Vai da Passon, le Veneto.
sarà Veneto, no? On Barzon, mio nonno Barzon. Qui siamo in Montinuvo, abbiamo fatto una piccola pausa a pranzo, quota 8:20 circa. Dobbiamo scendere fino a 6:50, dopo riprendiamo la salita verso Praro Tondo. Comunque incontreremo ancora almeno 3 alpeggi, se non ricordo male. Vabbè, lì a sto monte qua sopra è sparito improvvisamente il sentiero. Comunque adesso qua sotto c'è un'altra baite su un cimitero di piante, andiamo a riprenderlo. Eccola un alpeggio delle baite. Monti Pianoni, beh, qui insomma ci arriva la strada e lo vediamo, eh. Questi tratti di sentieri che se non ci fossero le foglie, il passaggio c'è stretto ma si va via tranquilli, con le foglie è un po' insidioso, perché qui non c'è il burrone, ma se ti vedi da lì non so se la racconti, E comunque tutto un bel percorso, che però le foglie, ci sono dei tratti che lo rendono un po' insidioso, insomma, adesso insidioso. Comunque vediamo da dove si mette i piedi, Molte valegie si incontrano durante il percorso. Qui c'è un breve tratto attrezzato con catene. Si sale con buona pendenza in questa faggeta. Adesso il prossimo passaggio è l'Alpe Gallona. Qua sotto c'è stato un punto che c'era un palo dove è andato via il cartello segnaletico e c'era una traccia che proseguiva bella pulita, e invece bisogna rimontare su a destra. Quel che resta, i ruderi dell'Alpe Gallona. Ora prossimo abbiamo Praro Tondo. Leggermente sopra l'alpeggio lo segna. Musica che sale da Cannobbio, che festeggia il Carnevale Ambrosiano, quindi sono giorni di festa. Anche Trarego, tra l'altro, lo festeggiano stasera, in questi giorni. Comunque Praro Tondo, eccoci qua. Qui arriva la direttissima Ferrari, la gara. Questa è la bellissima baita, insomma, casa, diciamo, di Marte Tazio. Gara, dovresti provarla, fa a settembre, fine settembre. Pendenza media 46.2, giù di lì, su pochissimi chilometri si fanno 900 di dislivello. Qua ricordo molto bene questo vascone riempito d'acqua fresca, ma soprattutto riempito di birre, lattine di birre che appena calavano venivano rimesse a posto. E qua poi la bellissima vista che abbiamo da questo bellissimo posto su Cannobbio e il lago, da dove giunge sempre musica e festa. Ecco qua che spettacolo.
bellissimo. Ora saliamo verso il Carza e poi si punta. Panchina gigante e le varie cimette. Ora qui a 10 minuti circa c'è il Monte Carza che saltiamo, perché è un po' tardi. Poi vabbè, io l'ho visto 100 volte, ma può darsi anche 100 volte, considerando che abbiamo la baita appena qui sotto e puntiamo, accorciamo un filo, puntiamo direttamente alla panchina gigante, che comunque anche da lì c'è una splendida vista sul lago. Poi penso che un'oretta e mezza siamo alla macchina. Lago purtroppo non ben visibile, ma comunque è una bellissima postazione questa. Panchina gigante che è stata smontata per manutenzione. A me fanno cagare, ma comunque una bella panca in legno normale, un paio di panchette qua, qui anche punto di lancio del parapendio. E bellissimo qui, Appena qui sotto c'è il ristorante, il grotto del Monte Carza, dove c'è anche un parco divertimenti di arrampicata per i bambini, un po' di cose, un bel posto, ragazzi simpatici, si mangia bene, noi siamo stati una volta, ma siamo trovati bene, si beve bene, è un bel posto, via. Il Morisolo. Ora si scende in questo tratto che è, diciamo, comico, perché si vede che avevano vernice in abbondanza e hanno fatto, fino ad arrivare giù al pianoro qua sotto, incredibile quanti segni, veramente incredibile. Eccoci alla Forcoletta, abbiamo finito il positivo di giornata. Forcoletta, cima Forcola, anzi. 1303, perfetto. E via adesso. 20 minuti, via. Siamo alla macchina. Eccoci alla bocchetta del Tondone. Cima Tondone. Là sotto stamattina c'era quella possibilità appunto di salire di qua, poi saremmo scesi di lì. Strano che indichi solo la cima Tondone e non anche Socragio. Socragio ti fa andare di qua, ma comunque dal Tondone poi arrivi giù a quell'alpeggio là. Anzi, da questo punto è più breve di qua. Qui, come tutta questa zona, versante Canobino, versante Vervania, abbiamo il cave, insomma, è tutta una zona in cui sono presenti molti trinceramenti, cunicole, grotte, che anche questa è una cosa che sarebbe bello mettere cartelli illustrativi, ci sono da qualche parte, ma valorizzare, portarci le scuole, insegnare la storia più recente e contemporanea, poi oltretutto storia dei luoghi in cui si è nati, cresciuti, in cui si sta vivendo. Ma invece no, si parla della preistoria a scuola, e va bene così. Assaggiamo appena l'acqua dalla bocca del dragone, va? Di Santa Eurosia. Oh, beh, freschissima naturalmente, però devo dire meglio quella dei pianoni, meglio quella dei pianoni, più pura al gusto. Va bene, siamo arrivati, adesso alla macchina diamo due dati e via. Comunque siamo arrivati. Ciao bimba.
Hai fatto stretching? Adesso lo faccio. Brava. Avevo dentro il bosco delle scarpe. Va bene, siamo arrivati. 21 km 3, 1523 di dislivello, 9 ore giuste giuste, con grandissima calma. Comunque impegnativo per le gambe, perché 1500 non è poco, e poi è tutto un gran su e giù, non si trova mai il passo, il ritmo, è allenante, bello, tanti arpeggi, posti tenuti bene, altri ormai andati, e c'è un po' di tutto, c'è il lago, si vede il lago, lato svizzero, lato nostro, bello. Poi c'è varie possibilità di farlo più o meno corto, più o meno lungo, quindi per tutti i gusti, Allegar!